Sulla vicenda delle due volontarie italiane rapite in Siria spunta la predica di un imam estremista, ritenuto elemento che fa capo ad un gruppo islamico iracheno che le avrebbe in ostaggio, nonostante il Ministero degli Esteri italiano neghi. Il sedicente personaggio asserisce che le due italiane avrebbero interferito con i loro affari ed ha detto che rapire è una pratica giustificata e che non intende parlare con nessun politico per questa vicenda. Il comune di Cerignola nel Foggiano ha firmato tramite il locale sindaco un patto contro la criminalità, proposto agli enti locali ed associazioni di categoria, insieme ad una fondazione foggiana da anni in prima linea nel sostegno a vittime degli usurai e contro la criminalità organizzata. L'impegno del comune ovaldino su questo fronte sarà a 360 gradi. Il ciclismo azzurro perde uno dei CD più amati. Alfredo Martini è scomparso ieri a 93 anni, era malato da tempo. Come CD della Nazionale di Ciclismo dal 1975 al 1997 ha fatto emergere molti campioni, da Francesco Mosera a Giuseppe Saronni, passando per Maurizio Fondriest e Gianni Bugno che ha vinto due mondiali. I funerali si svolgeranno nella giornata di domani.